modalità con cui lo Stato veneziano fa fronte alle necessità determinate da queste emergenze lo troviamo come risposta in questo luogo antico, il convento di Santa Maria dei Frari, sede dell'Archivio di Stato di Venezia, e le troviamo nelle pagine di una magistratura che è istituita ad hoc, i provisores super salutem, che nascono prima in modo occasionale e temporaneo e poi diventano una magistratura stabile alla quale è demandata la gestione delle emergenze. Provveditori alla sanità, istituiti nel 1348, per intenderci nell'anno della peste nera, cioè di quella di Boccaccio, iniziano a partire dal 500 la prevenzione in modo sistematico, registrando giorno per giorno, parrocchia per parrocchia, i morti, uomini, donne e bambini. Questa è la pagina terribile del 3 agosto 1576, dove i morti arrivano a 260. Venezia, sin dalle origini, sia per la sua posizione geografica, sia per la capacità imprenditoriale del suo ceto dirigente, è un naturale affollato crocevia di uomini e di merci, un punto di incontro tra il nord e il sud del mondo allora conosciuto, e quindi si trova a dover far fronte necessariamente alle emergenze determinate da epidemie e contagi. Venezia fu prima al mondo nel progettare e realizzare strutture per il contenimento delle pestilenze, fin dal 1423, quando un decreto del Senato stabilì che sul litorale di San Nicolò, cioè l'attuale Lido di Venezia, fosse costruito un ospedale di isolamento. In realtà lo si fece l'anno dopo, sull'isola di Santa Maria di Nazareth, che possiamo vedere in questa mappa imitativa del 1813, tratta da una mappa del tardo 600. Santa Maria di Nazareth, che diede, fra l'altro, il nome a una parola diventata internazionale, vale a dire il Lazzaretto. All'ospedale di isolamento per malati di peste conclamata in Santa Maria di Nazareth farà seguito, qualche decennio dopo, la costruzione sulla Vigna Murata, un'isoletta nei pressi di Sant'Erasmo, di un ospedale per quarantena, vale a dire per consentire a quanti uscivano sanati da Nazareth di passare un periodo di quarantena, appunto 40 giorni, prima di poter fare rientro liberamente in città. Undici anni or sono, l'Archivio di Stato di Venezia, in collaborazione con l'Archeo Club d'Italia, sempre presieduto da Gerolamo Fazzini, ha organizzato una bella mostra dedicata al Lazzaretto Nuovo, illustrando attraverso i nostri documenti la genesi, lo sviluppo e poi la decadenza di questa straordinaria isola di contumacia. Ci tengo a rimarcare che il Lazzaretto Nuovo, fin dal 1985, è stato preservato, risanato e valorizzato grazie all'azione costante e pluridecennale dell'Archeo Club d'Italia, sezione di Venezia. E in anni recenti anche il Lazzaretto Vecchio è stato affidato alle cure, alla guardiania, alla custodia amorevole e competente di questa straordinaria associazione del volontariato.